Ciao ragazzi, oggi siamo qui nel negozio Protein Center del mio amico Gianfranco Mallardo. Il mio amico Valentino Tozzi, il più forte preparatore attualmente in circolazione in tutta Europa. Non esageriamo, esageriamo, lo devono sapere che hai preparato me, che è un caso perso, per una grandissima competizione quest'anno. La sua categoria è il Man Physique. Ve lo lascio ragazzi, è tutto vostro. Grazie ragazzi, niente, oggi vi spiegherò un pochettino come utilizzo io gli integratori che prendo e vi mostrerò più che altro quali sono, ok? Guaranà, caffè verde e carnitina sono il mio cocktail bomba che prendo la mattina, generalmente a stomaco vuoto, prima di andare a fare la sessione di cardio. Insieme mi aiutano ad accelerare il metabolismo, ad arrivare prima ai grassi, e sono ottimi anche per aumentare la concentrazione e l'energia. Ok, a colazione, subito dopo il cardio, prendo quasi sempre omega 3, multivitaminico e l'immancabile, eccola, vitamina C. La vitamina C la prendo 3 volte al giorno, a colazione, post allenamento e la sera prima di andare a letto. Mentre il multivitaminico mi basta generalmente uno solo al mattino. Anche gli omega 3 li riprendo a cena, ok? O magari all'ultimo pasto che faccio, insieme alla colazione. Generalmente 3 compresse al mattino e 3 compresse la sera. Mentre di vitamina C, un grammo e un grammo. Ecco, questa è parte del mio pre e post workout. Glutamina e aminoacidi, rapporto 8-1-1. Sono immancabili per me, prima di ogni sessione di allenamento, anche subito dopo quella lì aerobica. Generalmente faccio 2 sessioni di aerobica al giorno, al mattino e post allenamento il pomeriggio. Prendo 10 grammi di glutamina pre workout, 10 grammi di glutamina post workout e pre cardio e 5 grammi di glutamina alla fine della sessione di cardio, nel post allenamento, che generalmente è intorno ai 45 minuti, un'ora. Prendo altri 10 grammi di glutamina la sera prima di andare a dormire. Sì, è vero, abbondo un po' di glutamina, ma fondamentalmente l'aminoacido più presente nel nostro corpo e serve per preservare i nostri muscoli, quindi di conseguenza dai, non fa mai male un po' di glutamina in più. Gli aminoacidi 8-1-1, preferisco questi qui perché hanno all'interno più leucina, che è l'aminoacido anabolico per eccellenza, e niente, li prendo generalmente sì prima, ma dato che sono in polvere preferisco anche berli durante la sessione di allenamento. Subito dopo l'allenamento li riprendo insieme alla glutamina, e generalmente tra la pesistica e il cardio. Bene, adesso per la fase più importante della giornata, il mio amico Gianfranco, eccolo, ci consiglia. Vi spiegherò ragazzi. Allora, Valentino prima vi parlava dei BCA, aminoacidi ramificati, che servono per la ricostituzione muscolare. Oltre alla ricostituzione c'è bisogno della nutrizione, quindi ci esistono 2 fasi della nutrizione. A colazione possiamo utilizzare le whey tech, che servono per dare quello spunto mattutino, per dare diciamo lo start up della giornata, mentre per la fase post workout, il ripristino proprio la nutrizione del muscolo, esistono proteine veloci come le whey quantum 8 all'80% e addirittura al 90% le quantum 9, il top della gamma. Quelle che utilizziamo anche noi, i risultati si vedono. Entrambi sono proteine a scambio ionico, proteine isolate, a differenza che la whey tech ha un rilascio più prolungato, mentre la quantum 9 o la quantum 8 hanno un rilascio molto più rapido. L'Anderson ci permette di prendere anche delle proteine tipo come le quantum 9, però prive di gusto, ok, che sono le Ion Exchange 100% professional. È una linea diciamo un po' più professionale, ma l'unica differenza è che c'ha un po' di meno meno sodio e un valore biologico leggermente più alto. Ragazzi, mai terminare una sessione di allenamento se subito dopo non ho il mio shaker di Quantum 9.0, mai. Ragazzi, faccio un attimo gli ultimi 2 video. Vado? Vai. Pronto, Vitto? Post allenamento spesso, a seconda della fase che mi trovo, utilizzo
HMB, ok? Insieme alla vitamina C. E spesso quando magari non ho a disposizione le mie proteine oppure sono lontano dal contest, prendo le mie ProShock, che sono fatte da 21 grammi di proteine e i giusti carboidrati e i giusti grassi. Almeno ci metto un po' più di gusto. Ok? No, Molotov. Ah, boh, cioè, glielo puoi mettere. Cioè, glielo metti prima. Glielo metti prima, ok? Sì. Molotov, il super pre-workout dell'Anderson. Un misurino di Molotov mi cambia letteralmente l'allenamento e mi supporta soprattutto nelle giornate un po' più difficili da affrontare. Solo prima dell'allenamento, magari io tendo ad allenarmi leggermente prima, in modo tale da non avere quell'effetto di insonno oppure di estrema elettricità, perché ragazzi è un po' troppo potente. Ragazzi, un consiglio su un prodotto che io non uso, però ve lo consiglio a voi. Non lo uso non per qualcosa, perché lo sapete, poi dicono che mi faccio troppo grosso. Non è vero. Niente, burro di arachidi dell'Anderson, fatto con solo arachidi tostati e macinati, nient'altro, senza oli aggiunti, niente di niente, solo ed esclusivamente arachidi. Fondamentale ed ottimo, ok? Sia di sapore che di qualità per noi bodybuilder e men's physique un po' extra large. Ragazzi, dal negozio Protein Center diciamo vi ho mostrato un pochettino quali sono gli integratori che io più utilizzo e che magari faccio utilizzare ai miei clienti. L'Anderson produce una vasta gamma di integratori da tutti i tipi che ci sono attualmente sul mercato. Questi erano solo quelli lì che io quasi sempre, in qualsiasi periodo della mia stagione, utilizzo, sia in off season che magari nel mio pre-contest. Adesso vado in palestra. Ciao!